Siamo in compagnia di Michele Mattei, referente scientifico, l'esperto del progetto FICANA, un viaggio nel passato, la mostra. Il 8 e 9 giugno l'Istituto Magellano è aperto al pubblico. Sì. Tra l'altro ci troviamo a due passi da FICANA, tutto sommato siamo nell'ambientazione ideale per questa mostra. Sì, siamo proprio in quello che poteva essere definito l'Ager Ficanus, ovvero il territorio di pertinenza dell'antica città latina, che si trova veramente a poche centinaia di metri da qui, su Monte Cugno, vicino al Tevere, veramente a poca distanza. Ci troviamo qui, i ragazzi stanno lavorando al murales, il murales che è una parte determinante della mostra, un murales che rappresenterà l'antica città di Ficana, questa perla nascosta del territorio, questa meraviglia che fondamentalmente è rimasta troppo sconosciuta nel tempo e che finalmente viene riscoperta da un gruppo di 120 ragazzi al lavoro per un progetto magnifico, un progetto che ha coinvolto 3 scuole del territorio, ha coinvolto l'Istituto Verne Magellano, via di Macchia Saponara, ha coinvolto il Liceo Classico Anco Marzio, il Liceo delle Scienze Umane, ha coinvolto l'Istituto Caro Tenuto, ragazzi di età che vanno un'età che va dai 10 ai 18 anni, hanno lavorato tutti insieme, come ecco adesso stanno facendo anche per il murale, hanno realizzato un plastico dell'antica città di Ficana, stanno realizzando il murale, hanno realizzato delle ricostruzioni addirittura 3D, quindi un progetto che li ha visti impegnati anche in nuove tecnologie. Hanno visto i ragazzi studiare, ha visto il progetto i ragazzi studiare il territorio, studiare le fonti antiche, tutto quello che era nascosto e che adesso finalmente è venuto, viene alla luce. Siete invitati a venire, veramente venite a vedere qualcosa di meraviglioso, venite a vedere qualcosa che i ragazzi hanno fatto in un momento in cui si parla in effetti male del territorio, no? Perché i problemi sono tanti, ecco, questi ragazzi hanno costruito una cosa che è parte della bellezza veramente. E i ragazzi saranno loro stessi, fra l'altro, a farvi da guida all'interno. Avremo anche delle piccole sorprese che non vi svelo, non ve le racconto. Ficana non si è svelata per millenni e questa cosa che non ve la racconto la vedrete direttamente alla mostra. Vi guideranno loro all'interno, alla scoperta di questo percorso magnifico. La mostra è gratuita, quindi ragione in più per non mancare.